Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited. Anche questa settimana non è particolarmente ricca di notizie, ma qualcosina da dire c'è anche questa settimana. Si comincia come al solito dal Limited Run. Andiamo a vedere due giochi che comunque abbiamo già visto settimana scorsa, i giochi che si potranno ordinare questo pomeriggio a partire dalle 16. Cominciamo da un gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5 che si chiama Overrogue ed è un classico JRPG con grafica altrettanta classica in stile 16-bit, dove quando andate in giro sembra un vero e proprio RPG con visuale dall'alto a volo d'uccello, invece nei combattimenti si vede lateralmente con i fondali che sembrano quasi poligonali. Però è tutto in pixel art. Gioco che può interessare soprattutto agli amanti dei classici JRPG. Come al solito questi giochi vanno a ruba, quindi dovete affrettarvi. Il gioco è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 e vi lascio il link per poterlo prendere da Limited Run. Il secondo gioco è invece un gioco per Nintendo Switch, si chiama Beacon Pines ed è una avventura con uno stile che però lo fa sembrare quasi un gioco di ruolo. Infatti ha una visuale isometrica, anche qui però tutta disegnata a mano, con protagonisti degli animali. È una vera e propria avventura in cui risolvere vari enigmi. Bel gioco ragazzi, disponibile per Nintendo Switch sia nella versione normale e sia nella bella Deluxe Edition con tanti contenuti all'interno, ma non solo, perché si potrà ordinare anche la colonna sonora su vinile. Vi lascio il link per ordinare quello che più vi interessa. Poi passiamo a Street Limited. Nell'ultima puntata delle uscite videoludiche abbiamo presentato questo gioco in uscita su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. In realtà la versione digitale esce anche su Xbox, però la versione fisica esce solo su queste tre console. Il gioco è Air Twister, l'ultima fatica di Yu Suzuki, che si rifà praticamente a vecchi giochi da sala giochi. Infatti è un misto tra uno shooter a scorrimento orizzontale e uno shooter in stile Space Harrier, che tra l'altro è uno dei capolavori di Yu Suzuki. Bellissimo gioco ragazzi, tutto con grafica poligonale. Il gioco è disponibile, ripeto, per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 sia nella versione fisica normale, ma soprattutto sarà disponibile una bella Collector Edition che tra le varie cose all'interno contiene una foto di Yu Suzuki autografata e la biografia proprio di Yu Suzuki. Quindi ragazzi, gioco imperdibile per chi come me dai tempi di Sega segue Yu Suzuki. Il gioco è disponibile da City Limited e vi lascio il link per poterlo ordinare. Poi andiamo da Red Dart Games, che ci porta due nuovi giochi, tutti e due per Nintendo Switch. Il primo si chiama Captain Velvet Meteor. Si tratta di un gioco strategico con grafica isometrica, anche in questo caso tutta in pixel art, quindi grafica in stile 16-bit, però con visuale isometrica. Dovrete muovere i vostri personaggi sul campo e farli combattere con i vari nemici. Gioco interessante ragazzi, disponibile qui da Red Dart Games sia nella versione fisica normale e sia nella Deluxe Edition, la versione con la sovracover di cartone e in alcuni casi qualche contenuto in più. Vi lascio il link per poterli ordinare qui da Red Dart Games. Il secondo gioco invece si chiama Legends of Keepers ed è un gioco di ruolo simile al primo che abbiamo visto, con i movimenti sulla mappa e i combattimenti con una grafica laterale. Si dovranno utilizzare delle carte per combattere. Insomma, gioco interessante, disponibile per Nintendo Switch qui da Red Dart Games sia nella versione fisica sia nella Deluxe Edition con la sovracover. In questo caso mi pare ci sia un portachiave in più, e soprattutto è disponibile una Master Edition, in pratica una Classic Edition con la scatola in stile Super Nintendo e tanti altri contenuti in più. Vi lascio il link anche di questo per poterlo ordinare da Red Dart Games. Poi come saprete cominciano i vari Black Friday e varie catene hanno già aperto le loro offerte. Cominciamo da Funstock, che per il loro Black Friday hanno messo molti giochi a partire da 9,99 sterline, circa 12 euro. Ci sono tanti bellissimi giochi, anche delle belle collector, quindi ragazzi, chi non le ha prese le può recuperare adesso. Sul sito inglese ci sono molti più giochi, anche perché il sito inglese c'è da un bel po'. Invece sul sito europeo ci sono molto meno giochi. Io vi lascio il link della versione inglese, scegliete voi cosa vi piace e potete ordinarla qui da Funstock.
Anche Pixel Love apre il suo Black Friday, mette molti giochi in sconto dal 50 al 70%, belli, bei giochi ci sono qui da Pixel Love, quindi chi li ha persi si può rifare, anche qui vi lascio il link per preordinare quello che più vi interessa, da lì trovate solo i giochi in offerta. E poi c'è anche Wave Toys che anche loro fanno il loro Black Friday, anche loro mettono tanti vari oggettini carini che vendono, ma soprattutto non mettono il cabinatino di Missile Commando, invece che a 150 euro come tutti gli altri cabinati lo mettono a 100 euro, quindi chi non l'ha preso se lo può prendere adesso a 100 dollari, in realtà sono 99,99 dollari, e anche di questo vi lascio il link con tutte le offerte di Wave Toys. E finiamo la puntata parlando di Analog, perché dopo il Analog Pocket trasparente, quello trasparente colorato, adesso esce il Classic Limited Edition con i colori praticamente dei vari Game Boy, dal verde al giallo al blu al rosa, li trovate tutti, attenzione perché sono tutti in diciamo numero limitato, e quindi chi lo vuole lo può prendere. Vi lascio sia il link del sito che spiega un po' come funziona l'Analog Pocket, e sia dove si può acquistare, quindi potete andare tranquillamente e prendervi la vostra edizione. Il costo è di 250 dollari più spedizione, dogana, ticket tack, e arriverete sicuramente intorno ai 300 euro. Però ne vale la pena, perché come sapete l'Analog, tutte le console di Analog non hanno all'interno un emulatore, ma proprio tramite chip permettono di far funzionare le varie cartucce. In questo caso potrete utilizzare le cartucce di Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, e poi tramite vari adattatori che potete acquistare sempre dal sito potete utilizzare anche i giochi di Game Gear, Atari Lynx, Neo Geo Pocket e PC Engine GT, insomma tutte le console portatili le potete utilizzare, le cartucce delle vostre console portatili le potete utilizzare direttamente qui su Analog Pocket con schermo LCD alta definizione, quindi veramente molto bello, ve lo consiglio. Se non l'avete, io non ho i soldi, se no lo prendevo al volo, prima o poi però me lo voglio recuperare anch'io. Con questo ragazzi è tutto per questa puntata, ci vediamo settimana prossima con la nuova puntata di TG Games Limited. Alla prossima, ciao ciao! Cominciamo da un gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5. Molto bello questo gioco. Poi passiamo a Strict Limited. Abbiamo fatti e la B, tutti e due per Nintendo. Ed è, che cazzo è? PC Engine GT, e mi pare ci sia anche qualcos'altro, ora non ricordo.